ci siamo anche per oggi. Gambe, non ho scritto la lezione, no, mi faccio tutti quegli esercizi che penso che vadano bene, li fate insieme a me e vi faccio delle variazioni per essere un po' più dura o un po' più morbida sulle gambe. Andiamo su e giù, naturalmente iniziamo già, questo è come se fosse riscaldamento, ma stiamo già lavorando naturalmente a uno squat. Ok, quindi quando si dice gambe si dice anche glutei, quindi stringo bene i glutei, spingo dai talloni. A me piace tenere le gambe abbastanza ben divaricate quando faccio lo squat. Perfetto, piccola variazione già per i prossimi 30 secondi, squat e su, squat, apro e su, come se avessi un ostacolo da superare. Ancora. Benissimo, attenzione perché ogni esercizio da adesso in poi, gli ultimi 10 secondi avrà una variazione con una difficoltà in più se ci volete provare. Inizio da adesso, due pulsazioni e su la là, due pulsazioni, gli ultimi e uno e l'ultimo e due. Abbandoniamo un attimo lo squat, facciamo una cosa un po' più dinamica. Attenzione, destra e kick, destra e vado, destra, destra, passetto, calcio, passetto, calcio. Anche qui attenzione agli ultimi 10 secondi. Vado, pugno. Voglio fare anche di più, gli ultimi, 3, 2, 1, ripeto con l'altra gamba, attenzione, se calciavo con la sinistra adesso passetto e calcio con la destra, vado, bene, perfetto. Ancora un pochino. Voglio aggiungere i pugni? Vado per gli ultimi 10 secondi. Due. Uno. E riprendo con una variazione di squat. Guardiamo bene come faccio e andiamo insieme. Giù. Uno. Giù, punta, punta, su, giù, punta, punta, ancora, vado, gli ultimi e poi faccio la variazione degli ultimi 10 secondi, l'avete già immaginata, su e torno, due punte, su, due punte, ancora, l'ultimo. Benissimo, ancora sempre gambe ragazzi, incrocio dietro con una gamba, vado, incrocio, incrocio, io oggi vado avanti a iosa senza ripetizioni, vi faccio quei 15-20 minuti di gambe. Poi voi, se volete ripeterlo, lo ripetete, saranno 10-15 esercizi. Attenzione, gli ultimi 10 secondi. 1, 2, 3, su. 1, 2, 3, su. L'ultimo. E su. Bene. Ripetizione con l'altra gamba. Avanti. Incrocio. 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 Benissimo. Ancora, gli ultimi 10 secondi, ci fermiamo giù, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ancora, 1, 2, 3, perfetto, siamo a 5 minuti, benissimo, continuiamo sempre solito squat, ma con tante variazioni, giusto? E questo con un piccolo saltello, giù squat, incrocio, squat,
variazione, se la volete fare, vi fate 1, 2, 1, 2, 1, 2, l'ultimo e stop. Molto bene. Per il prossimo potete usare il muro, io adesso ho questa che usa mia figlia, quindi non posso neanche usare il muro, ma faccio uno squat statico. Resistenza, se siete appoggiate al muro, cercate di appoggiare, come siedo, bene la schiena al muro. Ok, e rimango lì, 20 secondi, rimango lì, ok? Rimango. Tutti questi esercizi, anche oggi a corpo libero, non vi chiedo di prendere pesi, pesetti, magari la settimana prossima iniziamo a introdurre. Gli ultimi 10 secondi, alzo le mani, inizia a bruciare, lo so, ancora, state lì, gli ultimi 3, 2, 1, e stop. Ancora, ne facciamo uno senza tappetino, poi andiamo giù al tappetino per farne un paio. Attenzione, anche qui ripeto una gamba, poi l'altra. Plio lunges o tre direzioni, avanti e apro e indietro. Ancora, sempre con la stessa gamba e apro. Attenzione alla variazione negli ultimi 10 secondi, ancora avanti, indietro e lì. Ancora, adesso inizio con la variazione, indietro, in avanti, perfetto. Ripetiamo con l'altra gamba, vi rifaccio vedere la variazione anche. Riparto, avanti, fuori, indietro, ancora. Tenere bene la pancia in dentro qui, espiro. Quando salgo, bene, inizio poi gli ultimi 10 secondi con la variazione e vado avanti, fuori, indietro, dai, rifacciamolo, avanti, sul ginocchio, fuori, sul ginocchio, indietro, benissimo. Sposto un po' la telecamera, siamo quasi a metà. Andiamo sul tappetino per due di questi. È tutto storto oggi. La mia telecamera. Guardiamo se riesco a aggiustare un po' meglio. Ok. Il primo, solito bridge, come ormai sapete. Però andiamo a fare su e giù, destra, sinistra. Su e giù, un po' destra, un po' sinistra. Ancora. E gli ultimi 10 secondi li facciamo solo destra e sinistra, senza avere la pausetta su e giù. Ok, gli ultimi qui. E adesso vado. Gli ultimi 10 secondi. Spingo, spingo, spingo ancora. 2 e 1. Molto bene, quindi qui adesso ci stiamo concentrando proprio sui glutei. Andiamo. Voglio a gattoni e voglio un bel calcio in su. Prima facciamo un lato, poi facciamo l'altro. Su bene, spingendo col tallone, su. Avete già capito gli ultimi 10 secondi cosa vi faccio fare, giusto? Continuiamo. Bene, bene. E adesso rimango, rimango, rimango. Allora, se voi dite, ah, a me questo piace più, lo sento di più naturalmente, voglio proseguire con questo, fate 30 secondi di questo. Io vi sto dando varie opzioni. Perfetto. Giriamo e andiamo altro calcio con l'altra gamba. Su, su. Adesso qui col materassino per le gambe, per i glutei, ce ne sono a iosa, non neanche tanto originali, che probabilmente sapete già. Adesso però ve ne faccio vedere un paio di nuovi, che magari non sono così comuni. E attenzione, spingo. Bene. 10 secondi mentre spingo in su, senza piegare la gamba.
E stop. Molto, molto bene. Anche qui ci rimaniamo sul tappettino. Due gambe piegate, piedi uniti, ginocchia parallele. E posso fare due modi. Apro e alzo o rimango su e continuo ad aprire. Ecco, quindi se apro per i primi 20 secondi e alzo, gli ultimi 10 li farò un po' più pesantini, i secondi, e rimarrò su. Bene, qui lavoriamo anche un po' di addominale, naturalmente, non dimentichiamoci, l'allenamento deve essere completo. Bene, ancora. E 10 secondi, posso rimanere su, aprire e chiudere, sento bene l'interno coscia. Continuo. Continuo. Benissimo, 4, 3, 2 e 1. Mi giro, ripeto dall'altro lato. Pronti? Quindi potete fare apro e su e torno, apro e spingo. Benissimo, facciamo così per i primi 20 secondi. Bene, bene, bene. Ancora. E gli ultimi 10. Rimaniamo su. Adesso l'altro qua brucia, dovrebbe bruciare. Altrimenti dovrei cambiare lavoro. E continuiamo. Avanti e apro. Gli ultimi 4, 3, 2, 1. Se avete bisogno, avete visto che io prima un po' la mano ce l'avevo qui, a seconda di come siete più comode. Benissimo. Ripartiamo con altri esercizi focalizzandoci sulle gambe e ancora più, un po' più dinamici. Attenzione a questo. Indietro e calcio. Indietro e calcio. Vado con i 30 secondi. Vi faccio vedere anche una versione un po' più difficile negli ultimi 10. Vado. Vado. E adesso lì. E salto, lì e salto. Perfetto. Con forza. E stop. Quindi abbiamo fatto gli ultimi 10 secondi un po' più difficili. Parto, ripeto, altra gamba. Dietro, dietro, dietro. Benissimo. Ancora. Vado. Ancora. Gli ultimi due e poi faccio col saltello e vado dietro e calcio. Gli ultimi due anche qui e stop. Respiro. Attenzione, torniamo un po' allo squat e andrò adesso di sumo squat, quindi bene larghi lì le punte dei piedi, bene larghe le gambe, le braccia le lascio giù, su. Immaginate, se avete un pesetto potete farlo col pesetto, lo sforzo diventa un po' più pesante naturalmente. E continuo. Bene, bene, bene. Ancora. Bene. Perfetto. Gli ultimi 10 secondi voglio qui. Se lo state facendo col pesetto, il pesetto per esempio lo potete mettere qui per gli ultimi 10 secondi. Se avete le braccia libere, state lì. E l'ultimo. E stop. Attenzione, il prossimo. Aggiungiamo comunque sempre gli addominali. Questo faccio con una gamba, salgo, scendo, tiro uno, due, tre e torno. Quindi bene la pancia indietro, guardo in avanti, trovo l'equilibrio, 1, 2, 3 e torno. Ancora, 1, 2, 3 e torno. Faccio vedere gli ultimi 10 secondi dopo questo, lì, non torno, cioè sto lì, ancora, 3, 2. Perfetto, questo
anche bello gli addominali, è anche bello lì di glutei, la gamba che ci supporta, lavora. Ripetiamo dall'altro lato. Pronti? 1, 2, 3. Importante stare concentrate e non fare di fretta questi movimenti. Continuiamo. Ancora. 2, 3. La gamba è più tesa possibile e adesso rimango su 10 secondi. Tengo, tengo, calcetto. Attenzione. Ancora, scusate, volevo controllare l'ora. 2, 1. E stop. Molto bene. Perfetto. Siamo a 16 minuti. Un paio ancora di esercizi, sempre focalizzandoci qui e poi abbiamo finito. Questo squat è uno squat con i piedi uniti. Quindi mi faccio finta di sedermi e su. Anche qui se avete un pesetto lo volete tenere al petto o entrambe le mani ne tengono uno. Benissimo. È un po' più difficile, mi devo proprio andare a sedere, spingere in fuori e in giù il sedere ancora un pochino. Tengo sempre le punte dei piedi bene al pavimento. Voglio un po' più difficile, gli ultimi 10 secondi uso questo metodo, alzo le braccia. Gli ultimi due. Bene, l'ultimo. Super, un po' più dinamico adesso quest'altro che ci facciamo. Stiamo giù, andiamo in squat, due passetti larghi, uno, due, e torno, torno, vado, vado, torno, torno, vado, vado, torno, torno. 3 minuti e ho finito, mi aspettate un attimo. Vedi, l'interruzione capita sempre. Ancora. 3 minuti giocate e ho finito. Gli ultimi e stop. Arrivo subito, ho quasi finito, veramente finito. Ok, benissimo. Attenzione, l'ultimo ancora ben dinamico. In questo non vi ho fatto una versione più difficile, no? Perché voglio che semplicemente aumentate il ritmo stando bassi. Attenzione a questo. Andiamo, squat, twist, squat. Anche qui non vi faccio versione più difficile, è importante mantenere il ritmo, magari riuscite a farlo un po' più velocemente. Perfetto. Fianchi. Bene. Ancora 5, 4, 3, 2, 1 e stop. L'ultimo ve lo faccio al tappettino, una ripetizione prima con una gamba, poi con l'altra e poi mi dite come va domani, ok? Attenzione, una gamba è su, ginocchia parallele, voglio fare un ponte, sì, su, cerchio e giù, quindi su, apro la gamba e torno. Gli ultimi 10 secondi faccio senza tornare giù al tappeto, se volete già iniziare adesso, per avere una difficoltà in più. Eccoci, l'ultimo e adesso salgo e rimango lì. Quindi apro bene e torno, apro e torno. Gli ultimi 4 secondi e l'ultimo giro e stop. Molto bene. Adesso questa gamba che aveva lavorato sta su, questa inizia a spingere, su, giro e torno, su, giro con la gamba e torno, perfetto. Anche qui 20 secondi li faccio così, gli ultimi 10 un po' più duri, non torno al tappeto. Benissimo, ancora un attimino. Per l'ultimo sforzo vado 10 secondi, sto alta con i glutei e faccio il mio giro di gamba. Benissimo, 2, prima che arrivino di nuovo, concludo e stop. Se avete altri 20 minuti, magari stasera,
rifatelo e poi mi dite domani come vanno gambe e glutei. Ciao!